buttato giù un po' i punti per la campagna di Music Riser. Bene. Allora, pensavo, si può partire. Parto io e ti chiedo, Jelly, a che punto siamo col disco? Bene, bene, abbiamo quasi finito di registrare. Secondo punto. Sì. Qui dobbiamo spiegare come mai facciamo la campagna di Music Rise. Il disco lo facciamo. Che noi il disco lo facciamo comunque. Però ci serve la promozione. Allora, ecco i quattro. Quindi parto io. E quando lo facciamo uscire il disco? A primavera saremo sicuramente pronti per uscire. Ci sarà da lavorare però sulla promozione. Che è il motivo per cui facciamo la campagna. Esatto. Dai, 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 dai! Allora, il terzo punto era quello delle ricompense. Esattamente. Su questo dobbiamo stare un po' attenti, cioè dobbiamo fare un po' capire che non si tratta delle solite ricompense, il CD, cioè chiaramente ci sarà il download del CD, cioè, però dobbiamo puntare di più sulle ricompense che abbiamo fatto, quelle un po' più interessanti, che so, il seminario concerto, le basi, le minus one, lo score di tutti i brani, e poi da non sottovalutare il fatto che a chi dovesse piacere il sound della band siamo in grado di produrgli artisticamente un brano, addirittura se non tutto il disco. Ma allora? Dai, dai, dai! Allora, il quarto punto è quello dei ringraziamenti. Assolutamente sì. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci aiuteranno in questa campagna di Music Riser. E che parteciperanno alla raccolta dei fondi. Giusto, perché è vero che il primo disco è andato bene, però abbiamo fatto tutto da soli, è stato faticoso, è stato un successo ma faticoso. In questo caso, avendo un budget a disposizione per la promozione, di certo sarà più facile. Poi Jelly, che dire? Al limite si tornerà a fare quello che abbiamo sempre fatto. La marmellata.